Albanese si sta per buttare in acqua. L'acqua è molto fredda. Albanese per questo è anche abbastanza maschiale. Però fai gay però. Comunque. Giriamo. Vamos. Let's go! No, devono solo donare insieme. Se non mi hai capito, vado, Manuale d'amore, capitoli successivi. Tratta dell'amore in modo molto più estremo. Forse io sono strana, ma a me non mi piacciono quelle della mia età. Mi sembrano stupidi, mi sembrano vuoti. Io non li guardo nemmeno. Ecco perché mi piacciono gli uomini della tua età. I vecchi. Con le cure farmaceutiche, con la palestra, con l'estetica. Un uomo di 50 anni crede di non avere 50 anni. Cioè la carrozzeria sta in qualche modo a posto, però è il motore invece è vecchio, è sempre quello. Siamo vecchi ormai. Ma sentite, ce n'è vecchia. Ci sono persone che sono, io le definisco portatori sani di Eros. Buongiorno. Chi è Nicola Albinati? Io pure. Il personaggio si chiama Nicola, è un giovane che in seguito ad un incidente stradale ha perso l'uso degli arti inferiori e arriva in ospedale. Nadine è la mia nuova fisioterapista. Fisioterapista di che? Fisioterapista della minchia, mbare. Mi devo riabilitare, ricomincio dalla minchia. Sei proprio di serie A, vero, di talento, vero. Sì? Si gode, dirige. Signora, noi per avere un figlio bello come il suo, noi dobbiamo fare la fecondazione assistita. Lo sapete perché tutto questo? Perché questo qua ha gli spermatozoi piccoli e rincoglioniti! Un'attrice che prima di conoscere un po' mi inibiva, e invece ho trovato una persona meravigliosa. Scatenatevi! Io ho preso questo film con molta determinazione. E lo voglio fare nel migliore dei modi. Come mi perdoni? Ti perdoni? T'ho tradito, mi perdoni? Tu ti devi incazzare con me, perché io ti ho tradito. E allora tu mi devi buttare fuori di casa, va bene? Invece io ti perdono, Ernesto. Sei de legno, eh? 29 anni. Sono una fisioterapista, una ragazza qualsiasi. Che si ritrova a vivere un'esperienza particolare. Non ti preoccupare se hai un'erezione, è normale. No, no, che erezione? Succede spesso, ci sono abituata. Cioè, a 70 all'ora! Un attimo, che forse riusciamo anche a vedere di che sesso è. È una bella femminuccia! No! Mi fa molto ridere. E non sa mai le battute, quindi va benissimo. Se pure tu! La gonna sana! Dai, giriamone una, su! You wanna. Ma Manuale d'amore non è altro che una rappresentazione felice di mille facce che l'amore può contenere, che l'amore può rappresentare. Ecco, così ci siamo scambiati le bomboniere. Sei nell'anima. Io esco, che mi succede? Tienilo! Stop! Ok? Mettiti in cappatoio! Dai! Quando state? Oh. A un passo dal possibile. A un passo da te. Abbiamo avuto un buon successo col primo, quindi vorrei che questa seconda parte fosse
altrettanto buona. Ce la sto mettendo tutta.